Siamo lodati Gesù e Maria. Sempre siano lodati. Fratelli e sorelle carissimi, stiamo celebrando la 19ª domenica del tempo ordinario, ma nel Vangelo abbiamo ascoltato l'ulteriore prosecuzione del discorso di Gesù alla sinagoga di Cafarnaum sul pane vivo disceso dal cielo, che, come abbiamo già visto domenica scorsa, evidenzia la centralità e l'importanza nella vita cristiana del mistero e dell'Eucaristia. Questa domenica il tema del pane vivo disceso dal cielo viene introdotto nella prima lettura con l'episodio bellissimo di Elia, stanco, che miracolosamente riceve questa misteriosa focaccia cotta su pietre roventi e attraverso l'alimento di questo pane cammina per 40 giorni nel deserto. È chiaro che la Chiesa ci mette questa lettura perché questa lettura è una prefigurazione dell'Eucaristia, no? Prefigurazione che significa? Significa che attraverso un gesto simbolico, già nell'Antico Testamento si stava in qualche modo alludendo a quello che Gesù avrebbe fatto nel nuovo. Pensate a una focaccia cotta su pietre roventi. L'Eucaristia si fa con il pane. E queste pietre roventi cosa sono? Voi sapete che San Paolo, quando parla dell'esodo di Israele nel deserto, a un certo punto fa riferimento al miracolo che fece Mosè, batté con un bastone sulla roccia e fece sgorgare l'acqua. San Paolo dice: attenzione, che quella roccia era Cristo, quindi la roccia, la pietra da cui viene anche Pietro, il Papa, la Chiesa, è Cristo. Quindi che significa una focaccia cotta su pietre roventi? Quali sono queste pietre roventi? Le pietre roventi sono le carni straziate, perdonatemi, di Gesù durante la passione, perché noi abbiamo l'Eucaristia, perché l'Eucaristia è la celebrazione sacramentale vera del sacrificio della croce che si rende presente, e attraverso la trasformazione del pane nel corpo di Cristo e del vino nel sangue di Cristo si compie sull'altare il sacrificio della croce e viene dato a noi il cibo, il pane vivo disceso dal cielo, quello stesso pane prefigurato questo pane di Elia per mezzo del quale camminò per 40 giorni. Voi sapete che 40 nella Sacra Scrittura è anche questo un numero fortemente simbolico. Vi ricordate, 40 giorni Mosè rimase sul Sinai prima di ricevere i 10 comandamenti. 40 anni Israele peregrinò nel deserto prima di raggiungere la terra promessa. Ancora 40 giorni fece digiuno Gesù, ricordate, prima di cominciare la sua passione. Quanto dura la quaresima? 40 giorni. E che cosa simboleggia la quaresima? Voi che venite a messa tutte le domeniche, siete bravi, forse vi ricordate qualche domenica che l'ho fatto. Cosa simboleggia la quaresima? La vita terrena, la vita dove siamo soggetti alle tentazioni, alle difficoltà, ai travagli. Quindi che significa che Elia, con la forza di questo pane, cammina per 40 giorni? Attenzione, Significa che questo pane vivo è necessario nel nostro cammino terreno. Abbiamo già visto domenica scorsa. L'Eucaristia è per l'anima ciò che il pane è per il corpo. Vedete Elia, qual è il contesto in cui Elia dice questa cosa? Guardate che è una cosa molto molto bella, eh? Allora, brevissima storia di Elia. Elia era un grande profeta di Israele. Appena sorge Elia, Dio gli dice di fare una cosa. Guarda, adesso c'è bisogno di questo. Comanda alle nubi che non piovano più acqua perché scenda la siccità, fino a quando non lo dico io. E così avviene. Durante quel tempo di siccità Elia visita una vedova, Nazaretta di Sidone, e compie un miracolo. Quella vedova gli è rimasta soltanto un po' di farina, un po' d'olio, che lei gli dice fammi prima una focaccia a me e stai tranquilla che tu mangerai per tutto il tempo della siccità, tu e tuo figlio. E così accade. Prima di questo episodio c'è un importantissimo episodio. Allora, Israele si era completamente corrotto, completamente, e non era passato tanto tempo da uscire dall'Egitto, circa 3-4 secoli. E cosa succede? Elia sfida i 400 profeti di Baal, solo contro tutti, la famosa sfida sul Monte Carmelo, e vince la sfida. D'accordo? La sfida era questa qui. Lui aveva detto: sentite un po', vediamo un po' se Dio è Yahweh, quindi Dio degli ebrei, o se è il vostro. Prepariamo due altari con due agnelli sacrificati.
La divinità che farà scendere il fuoco dal cielo è Dio. Ovviamente Baal non fa scendere nessun fuoco, Yahweh, dopo il preghiere di Elia, fa scendere il fuoco e consuma il sacrificio. Che succede? Elia stermina tutti i 400 profeti di Baal. Che succede? La moglie del re Acab, siamo quasi arrivati, donna tremenda, una delle donne pessime della Sacra Scrittura, Jezabel, era amica dei profeti di Baal. E dopo che è venuto a sapere questa cosa dice: portatemi Elia perché io a questo lo ammazzo. E Elia lo viene a sapere e scappa. Questo è il contesto in cui abbiamo ascoltato la parola di oggi. In quei giorni Elia si incontrò nel deserto, una giornata di cammino, si siede sotto una ginestra e cosa dice? Signore, non ce la faccio più. Ora basta, Signore, prendi la mia vita perché io non sono migliore dei miei padri. Avverte la stanchezza. Avverte anche la pesantezza, perché lì si è trovata più in un contesto storico che era da solo contro tutti, non importava più a niente a nessuno del Signore, non importava solo a lui. E lui dice: ma io che ci sto a fare qua? Non mi darete a nessuno, anzi mi vogliono ammazzare, io non ce la faccio più a campare in questo modo. In questo contesto si situa: prendi, mangia la focaccia e vai avanti per questi 40 giorni. Allora che cosa ci fa comprendere di molto importante questo contesto? Capite? Quante volte noi nella nostra vita siamo abbattuti, quante volte nella nostra vita siamo tribolati, quante volte nella nostra vita siamo scoraggiati, quante volte ci sentiamo soli. A volte capita che qualcuno, tante volte a me è successo, si riavvicina un pochino alla fede dentro un contesto che oggi è spesso caratterizzato o da indifferenza, quanto qualche volta anche da una certa ostilità, anche un po' ironica verso la fede, e uno ogni tanto dice: ce la faccio, è stanco. È normale che sia così. Dove andiamo a cercare forza e consolazione? Questo è perché Gesù ha detto: perché non venite da me? Vi ho dato il pane vivo disceso dal cielo, questo pane è il cibo dei forti. Se noi impariamo a vivere bene l'Eucaristia, in particolare partecipare bene alla Santa Messa, fare bene la Santa Comunione, io lo dico per voi, no? Cioè, voi sapete, io voglio tanto bene, d'accordo? E, però finire la Santa Messa, e se possibile, io ho bisogno di tempo per stare con Gesù. Quindi se c'è bisogno di parlare con me, cioè in tutti i momenti, tranne da subito dopo la messa, ma non perché non voglio, perché quello è il momento più prezioso. Quando noi abbiamo Gesù vivo dentro di noi, capite? Cioè, voi sapete, hanno calcolato che per circa un quarto d'ora, 20 minuti, da quando tu prendi la comunione, il tempo per assimilare, anche se tu non te ne accorgi, c'è la presenza di Gesù vivo nel cuore. Vabbè, è chiaro che se tu mai ti fermi un attimo con calma, beh, come faccio una bella chiacchierata con Gesù? Con calma, pia l'orologio, buttalo via, non fa niente, dice, ma c'è da queste cose, aspetta, d'accordo? Voi sapete che successe una volta a San Giovanni Paolo II? Non l'ho mai raccontato ancora a voi. San Giovanni Paolo II, lo stesso, finita la messa, si fermava un tempo, come ogni sacerdote, insomma, sensato fa, a ringraziare Gesù. Sapete chi stava aspettando fuori? C'era il presidente degli Stati Uniti, che c'è appuntamento col Papa. Allora, siccome quel giorno si è intrattenuto un po' più del solito, a un certo punto non sapevano che fare, questi monsignori dicevano: ma che fanno? C'è sta presidente degli Stati Uniti, che fanno? Allora, come si è fatto coraggio, dice: io voglio, vado a dire. Però va là, tip tap, San Giovanni Paolo II stava in ginocchio, tutto raccolto a pregare. Dice: santità, ci sarebbe il presidente degli Stati Uniti che sta aspettando. Dovete dirgli che Gesù Cristo è un po' più importante di lui, quindi si aspetta ancora. Non succede niente. Capite, no? Ecco, quindi, cioè, dove andiamo a cercare conforto, consolazione? Capite? A volte noi ci sentiamo un pochino oppressi, facciamo delle cose molto umane che vanno anche bene, quindi, no? Cerco un amico, mi faccio due chiacchiere, voglio fare una bella sfogata. Non è sempre male fare una cosa del genere. A volte c'è pure una canzone che dice: ci vorrebbe un amico, d'accordo? Bene, oppure mi vedo un film, mi distraggo un attimo, vado a fare una corsa, vado a fare una passeggiata, per carità, tutte tante cose lecite, non sono cose cattive queste qua. Certo, se uno va a prendersi lo sbaldo per dimenticare, non va tanto bene, no?
ma ci pensiamo mai? Me ne vado davanti al tabernacolo, mi faccio una bella chiacchierata con Gesù, vedremo come vado a fare. Oppure me ne vado a messa, faccio una comunione come Dio comanda, mi resto un po' di tempo con Gesù nel cuore e glielo dico a lui tutte quante le cose. Ecco, vedrete che le cose funzionano tanto meglio perché state attenti, Gesù le sa le nostre cose, li conosce i nostri affanni, ma se tu non ne parli con lui, non lo fai entrare dentro di te, se c'è una cosa che Dio mai fa è scavalcare la nostra libertà. Se tu gli dici: Gesù, mi dai una mano tu, Gesù, mi dai un po' di consolazione, Gesù, mi dai un po' di sollievo, provate a farlo. Io l'ho fatto tante volte, ma sicuro che funziona, funziona sempre. Gesù dulcis memoria, diceva un canto, Gesù dolce memoria, solo a ricordarsi di te il cuore mi si consola, tu solo sei il nostro dolcissimo sollievo. Un inno antico in gregoriano bellissimo dice queste parole, no? Allora, noi abbiamo Elia che non ce la faceva più, mangia sta focaccia cotta nelle pietre roventi, che abbiamo visto una prefigurazione del pano eucaristico, trova la forza e cammina sti 40 giorni in deserto. Poi, tra l'altro, sapete come finisce la storia di Elia? Che succede? Dopo i 40 giorni sale sul Monte Horeb e c'è la più grande esperienza di Dio della sua vita. L'incontro con Dio nella brezza soave del Monte Horeb, prende tutta la forza possibile e termina la grande la sua missione. Ecco, quindi capite, vi volevo, se c'è ancora un pochino di tempo, forse sì. Voi sapete che c'erano dei martiri ai tempi di Diocleziano. Diocleziano aveva ordinato che sarebbe stata l'ultima persecuzione, la più feroce, la più terribile. Aveva ordinato che erano proibite messe e qualunque altra cosa. Allora, in una città dell'Africa Proconsularis, l'odierna Tunisia, si chiamava Abite. Che succedeva? Succedeva che 49 cristiani si riunivano dentro casa di uno di loro per la messa domenicale. C'era gente di tutte le estrazioni sociali. C'era un senatore romano, da Tiro, un presbitero, un sacerdote che si chiamava Saturnino, una vergine Vittoria, un lettore che si chiamava Emerito. Che succede? Stavano dentro questa casa di un nobile uomo, Ottavio Felice, e vengono arrestati. Allora il proconsole, insomma, che dice: ma scusate, ma se stare dentro l'imperatore non si possono fare, se no potete ammazzare, ma perché avete fatto questa cosa qua? Sapete cosa gli hanno risposto? Sino domenico non posso, cioè senza la messa domenicale io non posso campare, quindi è inutile che l'imperatore, cioè, se l'imperatore mi dice: se tu vai a messa io ti ammazzo, la risposta è: se io non vado a messa muoio di crepa cuore, quindi che vogliamo fare? Ecco il rapporto più bello che si dovrebbe avere con l'Eucaristia, no? Quando la messa non è un obbligo, è una necessità, capite? Quando non c'è bisogno che la Chiesa le dici: guarda che ti devi fare comunione almeno una volta l'anno, perché se ti fai comunione almeno una volta l'anno, almeno a Pasqua, stai attento, insomma, mi metti a repentaglio la salvezza. Ma no, mi confesso un po' più spesso e la comunione me la faccio un po' più spesso, capite? È un dono che Gesù ci dà e che sta alla nostra responsabilità utilizzarlo e farlo fruttificare, se no il dono rimane lì. Sarebbe bene, insomma, chiediamo anche al Signore per mezzo di Maria Santissima in questa Eucaristia che ci doni la grazia di gustare quanto è bello stare con voi, quanto è dolce e consolante la presenza del Signore e quante grazie ci vuole dare attraverso l'Eucaristia solo che noi disponiamo i nostri cuori ad accoglierle. Siamo lodati Gesù e Maria. Sempre siamo lodati.